Come è stato organizzato questo falò 2013-2014? È stato organizzato come tutti gli anni, non è solo questo falò ad essere organizzato a Piaggine, ma ogni quartiere, quasi tutti i quartieri di Piaggine, sono decenni oramai che organizzano questi falò detti focare dalle nostre parti. In pratica, nelle settimane che precedono la vigilia di Natale, i ragazzi dalle età più disparate si organizzano con carriole, con camioncini, e chiedono alle persone, ai contadini, vanno per campagne a riacimolare della legna ovviamente secca, non viene tagliato nessun albero in queste circostanze, ma è legna che viene donata o raccolta per le campagne. Quindi questo falò ha un'origine, ecco. Sì, è un'origine che, diciamo, si perde nella notte dei tempi. Noi possiamo semplicemente prendere atto che questa comunità vive un rapporto simbiotico con la montagna e con la legna. In effetti tutti noi ci ricordiamo di questi falò, le persone anziane, ce ne sono molte che collaborano per la realizzazione dei falò, e ogni quartiere si può dire che ha la sua tecnica. Se avete modo di girare per il paese, vedrete che ogni rione realizza il proprio falò, la propria focara, con una tecnica particolare. Quindi ci saranno dei vincitori, ci saranno, ecco, qualche vincitore in questi falò? Ma certamente è un motivo di tanto entusiasmo tra i ragazzi, è proprio la competizione che si stabilisce tra i vari quartieri. Già la Proloco gli scorsi anni ha riconosciuto un premio al falò meglio costruito, al falò che dura più a lungo e al falò meglio realizzato. Sono comunque da tradizione sempre molto importanti e ovviamente danno sempre la socialità a tutti quanti, e soprattutto è importante riconoscere in ognuno la tradizione e l'identità, proprio lo si riconosce attraverso questi falò e quello che c'è oggi qui a Piaggine sembra appunto rispecchiare la tradizione di Piaggine. Questo falò è stato realizzato con l'aiuto dei bambini, i bambini hanno contribuito molto con il loro lavoro. Noi adulti abbiamo solo dato una mano, ecco, per i lavori più pesanti. Facciamo un saluto a Rete 7!